Nonostante le misure restrittive anti-Covid, si continuano a registrare fenomeni subdoli di truffa agli anziani. Proprio di recente i carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno tratto in arresto dei soggetti stranieri. Questi soggetti si sono avvicinati a un condominio da cui è uscita un'anziana signora, le hanno passato un telefonino e subito dopo la signora ha ceduto un sacchetto. Questo sacchetto conteneva dei gioielli. Circa 500 grammi di gioielli che poi sono stati recuperati nel momento in cui è scattato il blitz. I due soggetti truffatori sono stati subito dopo fermati dai carabinieri e oltre al sacchetto di preziosi hanno trovato anche una fede iniziale della povera vittima che qualche giorno prima era stata contattata telefonicamente da uno dei due chiedendole una somma di denaro per poter curare un nipote malato di Covid e che quindi aveva bisogno di sostenere delle spese mediche. I monili sono stati recuperati, i soggetti sono stati arrestati. I consigli che l'arma suggerisce per contrastare, per cercare di prevenire queste subdole truffe alle fasce deboli, in particolare alle persone anziane, sono state ben compendiate in un vademecum che ha prodotto l'arma qualche anno fa, legato alla nostra rivista del Carabiniere, dove sono indicati in maniera molto semplice, molto pratica, tutti quelli che sono i suggerimenti che da sempre noi forniamo per questo tipo di reato. Si va dal falso incidente di un parente, di un nipote, e quindi è bisognevole di denaro per poter pagare le riparazioni o i legali, fino all'amico di famiglia che chiede di avvicinare la persona anziana per poter vendere dei prodotti, fino ai falsi operai o tecnici delle grosse aziende fornitrici di acqua, luce e gas, che si avvicinano con la scusa di controllare il contatore o vogliono entrare in casa per chiedere dei documenti. E qui mi sento di dire appunto di fare molta attenzione a chi si presenta alla porta, a chi bussa, non fare mai entrare sconosciuti, chiedere sempre delle generalità e quando vi è un dubbio, un'incertezza, non aprire, chiamare il 112, il numero unico di emergenza, e chiedere un supporto. In merito a questo subdolo fenomeno, appunto, che nonostante queste restrizioni che stiamo vivendo per il Covid, comunque è ancora molto diffuso, io ho dato disposizione ai miei 51 comandanti di stazione di tutte le stazioni che sono sparse con una presenza molecolare sul territorio, di distribuire il vademecum che l'arma ha realizzato e anche una brochure che il Comando Provinciale di Genova ha realizzato molto semplice in tutti i luoghi di maggiore aggregazione.